Ciao a tutti, eccomi di nuovo con voi. Voglio fare questo pane con queste due farine, tipo 1 e rimacinata. È un pane molto semplice, con illicoli, i classici passaggi che facciamo sempre, però voglio metterci poi dei semini dentro. Quindi vado a miscelare, vedete, ho preparato l'acqua, siamo intorno al 70% di idratazione. Ma poi ci regoliamo come al solito, quindi farò un'autolisi in questo modo: metto l'acqua quasi tutta, quindi più della metà, ne lascio un pochino per aggiungere poi quando andiamo a far girare in planetaria. Bene, mescolo così con un cucchiaio e una volta che ho bagnato tutte bene le farine, copro e lascio, vedete, ne metto un'altra pochina perché vedo ancora farina sotto, continuo con le mani, e una volta pronta, copro con un telo e lascio almeno 20 minuti, 20 minuti o 30. Passato il tempo, metto in planetaria, ho messo il gancio, ci metto i ligoli, questi sono all'incirca 70 grammi, eh. L'avevo rinfrescati diverse ore fa, diciamo 4-5 ore fa. Metto l'acqua che è rimasta, la metto piano piano, ne metto un pochino e faccio girare. Vedete, ce n'è rimasta poca, non molta, ma se serve ne aggiungerò altra. Questo perché dipende molto dalle farine che usiamo, sia dal tipo, può variare anche con diverse marche. Bene, faccio girare per portare ad incordatura. A un certo punto metto anche il sale a metà percorso e aggiungo l'acqua goccia a goccia, piano piano. Questi sono i semi che ho preparato, vedete, sono semi misti, c'è il lino, la zucca, il sesamo, però li metterò dopo la prima lievitazione, quindi li tengo da parte. Ok, continuo a girare quindi all'incirca per 10-15 minuti, fino a che non vedo l'impasto. Che si arrotola sul gancio bello setoso. Poi metto in una ciotola che ho oliato e vado a fare due giri di pieghe. Lo lascio rilassare un pochino. Faccio il primo giro, poi faccio il secondo. Dopodiché copro la ciotola e lascio lievitare. Deve aumentare di volume e quindi ci vorranno 4 o 5 ore a seconda delle temperature che abbiamo in casa. E questo è il risultato, la lievitazione a temperatura ambiente. A meno che non avete esigenze diverse, magari si può mettere anche in frigo allungando un pochino i tempi. O se fa talmente caldo che è consigliato il passaggio in frigo. Allora, adesso giro l'impasto sul piano di lavoro. La farina appena ne ho messa appena pochissima, proprio poca poca. E adesso voglio inserire i semi, quindi mi allargherò l'impasto per bene. Diciamo che non è proprio una laminazione completa, ma gli assomiglia molto perché lo allargo pur non facendolo sottilissimo come si fa per la laminazione. Lo allargo per benino per poi andare ad inserire i semini. Ecco qua. Metto sopra i semi che ho preparato e qui andate un pochino a gusto se vi piacciono. Se il pane vi piace con tanti tanti semini, mettetene pure di più, eh. Io penso che così mi sta bene, mi stanno bene, vedete? Sono semi di lino, di zucca e di sesamo. Adesso piego così.
Ok, piego ancora. Ecco qua. Pirlo un pochino e adesso lo lascio, lo faccio rilassare, diciamo 30 minuti, coperto con una ciotola naturalmente. Bene. Bene, lascio riposare una mezz'ora e poi faccio ancora un giro di pieghe. Quindi allargo, faccio le classiche pieghe a tre. In questo modo. Si presenta bene l'impasto, vedete anche le bolle di lievitazione, segno che è ben lievitato. Stringo bene, metto un po' di semola, arrotondo e faccio riposare. E adesso, passato il tempo, vado a formare la pagnotta. Questa volta farò la pagnotta. Io prediligo sempre i filoni, però ecco, ogni tanto bisogna pur cambiare. Allora, procedo in questo modo. Piego, scusate, sistemo un pochino. Piego i lembi iniziosi. Al centro, li porto al centro e continuo così. Ok. Avvicino ancora, stringo e questa è la mia pagnotta di pane. Allora, voglio mettere i semini anche all'esterno, li metto un pochino dentro al cesto dove andrà a lievitare. Adesso per farli attaccare sopra faccio così. Ecco qua, così si attaccano per benino anche durante la lievitazione, perché se li metti dall'ultimo poi alla fine si staccano e non si attaccano bene, insomma. Ecco qua, la metto girata così con la chiusura sopra, in modo che quando vado ad infornare ribalto la pagnotta. Bene, lascio lievitare ancora 2-3 ore a temperatura ambiente. Ecco qua, vedete, sono passate all'incirca 3 ore, quindi i tempi sono sempre relativi alla temperatura, ma questo lo sapete già, quindi non prendete alla lettera i miei tempi, eh? Dovete sempre guardare la stagione, la temperatura che avete in casa, eccetera. Allora, ho ribaltato sulla pala, avete visto, sopra la carta forno, e ci faccio un taglio così semplice a croce, vedete i semini si sono attaccati bene. Il forno è a temperatura, quindi 250 con due spruzzi di vapore iniziale, se non avete il forno automatico spruzzate voi o mettete un pentolino. Eccolo qua, dopo 20 minuti si presenta così. E ancora, faccio finire la cottura. Bene, una volta cotto, prima di tagliare, naturalmente si lascia raffreddare, non si taglia mai caldo perché poi non si vede bene la mollica, deve prima asciugarsi un pochino. E questo è il risultato, vedete, non è molto alveolato, però io direi che va bene, il profumo è buonissimo. Questi semini che stanno dentro e fuori gli danno un aroma particolare. Bene, amici, vi ringrazio della visione e speriamo di risentirci presto. Ciao ciao!